Io sono nato nella città di Bombay tanto tempo fa. No, non va bene. Impossibile fuggire alla data. Sono nato nella casa di cura del dottor Narlikar il 15 agosto 1947. E l'ora? Anche l'ora è importante. Beh, diciamo di notte. No, bisogna essere più precisi. Allo scoccare della mezzanotte, in effetti. Quando io arrivai, le lancette dell'orologio congiunsero i palmi in un saluto rispettoso. Oh, diciamolo chiaro, nell'istante preciso in cui l'India pervenne all'indipendenza, io fui scaraventato nel mondo. Ci fu chi boccheggiò, e fuori dalla finestra, folle e fuochi d'artificio. Pochi giorni dopo, mio padre si ruppe un'alluce, ma questo incidente era una bazzecola, se paragonato a quel che era accaduto a me in quel tenebroso momento. Grazie infatti alle tirannie occulte di quelle lancette dolcemente ossequianti, io ero stato misteriosamente ammanettato alla storia e il mio destino indissolubilmente legato a quello del mio paese. Nei 3 decenni successivi non avrei avuto scampo. Indovini mi avevano profetizzato, giornali celebrarono il mio arrivo, politici ratificarono la mia autenticità. Non mi lasciarono la possibilità di dire la mia. Io, Salem Sinai, in seguito di volta in volta chiamato naso che cola, faccia macchiata, testa pelata, tira su col naso, Buddha e persino quarto di luna, mi trovai subito pesantemente impegolato nel fato che, nella migliore delle ipotesi, è sempre un coinvolgimento pericoloso. E allora non ero neanche in grado di asciugarmi il naso. Ora però il tempo, non avendo più bisogno di me, si sta esaurendo. Tra poco avrò 31 anni. Forse, se lo permetterà il mio corpo sgretolato, super sfruttato, ma non ho nessuna speranza di salvarmi la vita e non posso neanche contare su mille e una notte. Devo lavorare in fretta, ancora più in fretta di Shahrazad, se voglio chiudere significando sì, significando qualcosa. Lo riconosco, più di tutto il resto mi fa paura l'assurdo. E ci sono tante storie da raccontare, troppe, un tale eccesso di linee, eventi, miracoli, luoghi, chiacchiere, intrecciati, una così fitta mescolanza di improbabile e di mondano. Sono stato un inghiottitore di vite e per conoscermi dovrete anche voi inghiottire tutto quanto. Enormi moltitudini fanno a gomitate e a spintoni dentro di me e con la sola guida del ricordo di un grande lenzuolo bianco al centro del quale c'è un buco pressappoco circolare dal diametro di circa 18 centimetri, aggrappandomi al sogno di quel quadrato di tela bucato e mutilato che è il mio talismano, il mio apriti sesamo. Devo affrontare il compito di ricostruire la mia vita dal punto in cui è realmente cominciata. Circa 32 anni prima di un fatto ovvio, presente, quale la mia nascita, dominata dall'orologio, macchiata dal crimine. Anche il lenzuolo, a proposito, è macchiato da 3 gocce di un rosso vecchio e sbiadito. Come dice il Corano, racconta in nome del Signore Creatore che ha creato l'uomo da grumi di sangue. Una mattina, nel Kashmir, all'inizio della primavera del 1915, mio nonno, Adam Aziz, sbatté il naso contro una zolla di terra indurita dal gelo mentre cercava di pregare. 3 gocce di sangue caddero dalla sua narice sinistra, si indurirono istantaneamente nell'aria fredda e andarono a posarsi sotto i suoi occhi sul tappeto da preghiera, trasformate in rubini. Barcollando indietro sino a ritrovarsi inginocchiato e con la testa eretta, scoprì che si erano solidificate anche le lacrime sgorgate dai suoi occhi e in quel momento, strappandosi sprezzantemente i diamanti dalle ciglia, decise che non avrebbe più baciato la terra né per un dio né per un uomo. Ma questa decisione creò un buco dentro di lui, un vuoto in una camera interna vitale, rendendolo vulnerabile alle donne e alla storia. Ignaro di questo, benché avesse da poco completato i suoi studi di medicina, si alzò, arrotolò il tappeto da preghiera in un grosso sigaro e, tenendolo sotto il braccio destro, scrutò la valle con gli occhi limpidi e liberi da diamanti. Il mondo era tornato nuovo.
Dopo un inverno di gestazione nel suo guscio di ghiaccio, la valle si era fatta strada a beccate in un universo umido giallo. L'erba nuova aspettava sottoterra il momento buono. Le montagne si stavano ritirando nelle loro postazioni collinari per la stagione calda. D'inverno, quando la valle si contraeva sotto il ghiaccio, le montagne la avvolgevano e ringhiavano come fauci rabbiose intorno alla città sul lago. A quei tempi non esisteva ancora l'antenna radio e il tempio di Sankara Acharya, una piccola bolla nera su una collina khaki, dominava ancora le strade e il lago di Srinagar. A quei tempi non c'era un accampamento militare in riva al lago, né file serpeggianti di camion mimetizzati e di jeep a ingorgare le anguste strade di montagna, né soldati appostati dietro le creste delle montagne, oltre Baramulla e Gulmarg. A quei tempi i viaggiatori non venivano fucilati come spie se scattavano fotografie di ponti e, a parte le case battello degli inglesi sul lago, la valle, nonostante tutto il suo rinnovamento primaverile, non era cambiata molto dall'epoca dell'impero Mogul. Ma gli occhi di mio nonno, che come il resto di lui avevano 25 anni, vedevano le cose in maniera differenti e già si era messo a prudergli il naso. Riveliamo ora il segreto della visione alterata di mio nonno. Aveva trascorso 5 anni, 5 primavere, lontano da casa. La zolla di terra, per quanto fondamentale fosse la sua presenza, nascosta sotto una casuale grinza del tappeto da preghiera, fu in fondo soltanto un catalizzatore. E ora, tornato, vedeva con occhi del viaggiatore, anziché la bellezza della piccola valle cinta da denti giganteschi, notava la limitatezza, la vicinanza dell'orizzonte. E lo rattristava essere a casa e sentirsi così totalmente accerchiato. Gli sembrava anche inspiegabilmente che il suo luogo di un tempo si fosse irritato vedendolo tornare laureato e munito di stetoscopio. Sotto il ghiaccio dell'inverno era rimasto freddamente neutrale, ma adesso non c'erano più dubbi. Gli anni passati in Germania lo avevano restituito a un ambiente ostile. Molto tempo dopo, quando il buco dentro di lui era ormai intasato d'odio ed egli giunse a sacrificarsi davanti all'altare del dio di pietra nera nel tempio sulla collina, avrebbe cercato di ricordare le sue primavere infantili in paradiso, quale di fatto era prima che i viaggi e le zolle di terra e i carri armati rovinassero tutto. La mattina in cui la valle, inguantata in un tappeto da preghiera, gli diede un pugno sul naso, lui stava assurdamente sforzandosi di fingere che non fosse cambiato nulla. Si era pertanto alzato nel freddo pungente delle 4:15, si era lavato alla maniera prescritta, si era vestito e aveva indossato il mantello da astrakhan di suo padre. Dopodiché aveva portato il tappeto da preghiera arrotolato come un sigaro nel piccolo giardino in riva al lago, davanti alla loro vecchia casa buia, e lo aveva srotolato sulla zolla di terra in attesa. Il terreno era ingannevolmente morbido sotto i suoi piedi e lo rendeva incerto e nello stesso tempo incauto. In nome di Dio, il compaziente, il misericordioso. L'esordio, pronunciato con le mani unite come un libro, confortava una parte di lui, ma ne metteva a disagio un'altra, la più grande. Lode ad Allah, il Signore del Creato. Ma ora Heidelberg stava invadendo la sua mente. Ecco Ingrid, per breve tempo la sua Ingrid, e il viso di lei che lo disprezzava per quel suo pappagallesco biascicare in direzione della Mecca. Ecco i loro amici Oscar e Ilse Lubin, gli anarchici che ridevano alle sue preghiere con le loro anti-ideologie. Il compaziente, il misericordioso, il re del giudizio finale. Heidelberg, dove insieme alla medicina e alla politica aveva appreso che l'India, come radio, era stata scoperta dagli europei. Persino Oscar era pieno d'ammirazione per Vasco da Gama e fu questo, alla fin fine, che staccò Adam Aziz dai suoi amici, questa loro convinzione che lui fosse in certo qual modo un'invenzione dei loro antenati. Te solo noi veneriamo e te solo preghiamo per impetrare aiuto. E così adesso, nonostante la loro presenza nella propria testa, tentava di ricongiungersi al suo io di una volta, che ignorava
la loro influenza, ma sapeva tutto ciò che bisognava sapere, sulla sottomissione, per esempio, su ciò che stava facendo ora, guidato da antichi ricordi, con le mani che vibravano in alto, i pollici premuti contro le orecchie, le dita allargate mentre cadeva in ginocchio. Guidaci sul retto cammino, il cammino di coloro che tu hai favorito. Ma non serviva a niente. Era ormai intrappolato in una strana terra di nessuno tra fede e incredulità. E questa, dopo tutto, era solo una tiritera. Non di quelli che sono incorsi nella tua collera, non di quelli che si sono smarriti. Mio nonno chinò il capo verso la terra, si piegò in avanti e la terra, coperta dal tappeto da preghiera, si incurvò verso di lui. Fu quello il momento della zolla. Rabbuffo insieme di Ilse, Oscar, Ingrid, Heidelberg e di Dio e Valle, lo colpì sulla punta del naso. Caddero 3 gocce. C'erano rubini e diamanti, e mio nonno, tirandosi su a fatica, prese la sua decisione. Si alzò, arrotolò il tappeto, guardò oltre il lago e si trovò scaraventato per sempre in quella terra di nessuno, incapace di venerare un Dio nella cui esistenza non poteva del tutto non credere. Un'alterazione permanente, un buco. Il giovane neolaureato dottor Adam Aziz rimase a guardare il lago in primavera, aspirando i venti del cambiamento, e intanto volgeva la schiena, estremamente dritta, ad altri cambiamenti. Suo padre aveva avuto un colpo mentre lui era all'estero e sua madre lo aveva tenuto segreto. La voce di sua madre che sussurrava stoica: «Perché i tuoi studi erano troppo importanti, figlio?» Questa madre, che aveva passato la vita chiusa in casa nel Purdà, si era scoperta all'improvviso un'enorme energia e si era messa a gestire il piccolo commercio di gemme, turchesi, rubini, diamanti, che aveva permesso ad Adam di portare a termine gli studi di medicina, grazie anche a una borsa di studio. E così al ritorno egli aveva trovato capovolto l'ordine, in apparenza immutabile, della propria famiglia, con sua madre che andava a lavorare mentre suo padre se ne stava nascosto dietro il velo che il colpo aveva calato sul suo cervello. Sedeva su una sedia di legno, in una stanza abbuiata, e imitava i versi degli uccelli. Uccelli di 30 specie diverse venivano a trovarlo, posandosi sul davanzale davanti alla finestra chiusa e conversando del più e del meno.